Il mondo è bello perché è vario, punto interrogativo. Ne abbiamo discusso un po' ieri, ma a me un amico ha fatto notare che in realtà questo mondo è più ripetitivo e meno vario di quel che sembri. Nel senso che la maggior parte delle persone si ritrovano a fare tutti i giorni le stesse cose, a pensare alle stesse cose, a dire spesso le stesse cose e che quindi troppo vario questo mondo non è. E in fondo, anche se guardiamo le varie problematiche, ci lamentiamo da tanto tempo delle stesse problematiche, vediamo gli stessi problemi ogni giorno sui quotidiani, al telegiornale e così via. Quindi il mondo è bello perché è vario, da un lato sì, lo è. Ma dall'altro, nella stragrande maggioranza della nostra vita, dei nostri giorni che passano, è veramente così vario? Rischiamo nella ripetitività, oggi mi impapino più facilmente del solito, che ore sono? Sono le 6 e 10, capirai, le 6 e 10 di domenica, cosa vuoi non impappinarti? Ti impappini, no, Natia? Ecco, quindi ritornando a quello che dicevo prima, se la nostra vita è troppo ripetitiva, rischiamo di stressarci da una parte e annoiarci dall'altra. Quindi abbiamo bisogno di rinnovamento, almeno una volta ogni tanto, cercare di mobilitare i nostri pensieri, mobilitare le nostre azioni, mobilitare quello che diciamo anche, cosa fare per capire se la nostra vita è troppo ripetitiva? Beh, basta osservarci. Facciamo tutti i giorni le stesse cose, pensiamo tutti i giorni alle stesse cose, diciamo tutti i giorni le stesse cose, o i nostri argomenti spaziano, variano e le nostre azioni anche. Per cui questo è il modo di prevenire, osservandoci, lo stress e la noia, cioè mettere in moto azioni creative diverse, almeno ogni tanto, da quello che facciamo abitualmente. Che fa rima con, vi saluto caramente, un bacione grande grande e, come al solito, punto il mouse su Termina il video in diretta. Ciao, alla prossima!